Buongiorno a tutti, la nostra rubrica Dove va la TV? Questa volta è ospite del nostro spazio Anna Ferruzzo, che è un'attrice a cui voglio molto bene e tengo molto a lei perché secondo me è di una qualità straordinaria in cinema, teatro, televisione, insomma, un'attrice poliedrica. Ciao Anna! Buongiorno a te Paolo, grazie per i complimenti, buongiorno a tutti. Allora, la nostra rubrica si chiama Dove va la TV? Anna, dove sta andando questa TV? Ah, mi piacerebbe darti una risposta esaustiva. Quello che so è va in una direzione che non mi piace, quello che posso dirti. Perché? Ho un rapporto io abbastanza onnivoro con la televisione, nel senso che se fai questo lavoro, se fai il mio lavoro, quindi per obbligo, per dovere, sei portato a scandagliare anche le sfaccettature di questa società, anche aspetti del tuo carattere, del carattere degli altri, per provare ad immedesimarti. Spesso capita nel nostro lavoro, nelle vite degli altri, devi conoscere, devi sapere. Quindi il mio rapporto con la TV è onnivoro in questo senso. Io devo vedere, devo guardare. Quello che Certo. vedo purtroppo mi piace sempre di meno. E devo dire che sta livellando tutto verso il basso. Poi a me piace anche dal punto di vista dell'informazione, un'informazione variegata che dia la possibilità a tutti di esprimere il proprio punto di vista. E purtroppo, soprattutto negli ultimi anni, questa direzione è andata sempre più in un senso, senza cadere nello specifico, la molteplicità delle opinioni è una fonte di ricchezza. E mi sembra che invece in questo paese un po' di servi e di cani che hanno bisogno del guinzaglio, non voglio essere cattiva, però alle volte l'informazione è troppo al servizio del potere, questo non fa mai bene, non è mai una cosa positiva. Certo, senti, ma che Ma co... c'è informazione, quindi per Ecco. questo deve essere libera, quanto più libera possibile. Poi lo so che è difficile da ottenere, ma almeno facciamo finta che poi lasciate Certo. a noi la possibilità di stabilire se avete fatto bene o no il vostro lavoro. Se già partiamo male, è difficile poi dare una valutazione Chiaro. S positiva. senti, ma che cosa salveresti? C'è qualche cosa che ci tieni a dire? Quello non me lo perdo. Sì, ci sono degli appuntamenti fissi che non perdo, tipo alcune interessantissime trasmissioni come quella di Milena Gabanelli, Report, di tante realtà italiane. Io ho saputo, grazie ad un servizio pubblico come quello di una giornalista seria come appunto Milena Gabanelli. Poi ci sono degli appuntamenti, non so, Fabio Fazio, che comunque seguo nella sua trasmissione Che tempo che fa. E poi adesso ultimamente mi sto appassionando ai canali tematici di. Purtroppo non sono quelli della nostra TV Rai, per cui Certo. meglio che ne so, un documentario sull'Amazzonia che una cattiva trasmissione di informazione. Ecco, senti, ma tu hai fatto anche delle partecipazioni in fiction televisive. Come vedi questo segmento? Com'è la fiction? Com'è? La fiction è un discorso a parte, anche quello. Ultimamente, negli ultimi anni, la crisi anche ha indotto una serie di tagli alle fiction, per cui spesso si è costretti a decentrarle, a portare le produzioni in paesi lontani. E questo spesso a scapito della storia, a scapito della credibilità, perché se tu giri per risparmiare una storia in Argentina e poi me la racconti come se fosse girata a Palermo, è chiaro che io non ci credo. Ed è chiaro che la qualità del prodotto, questo poi ovviamente è soltanto uno dei problemi. La fiction deve essere scritta bene perché possa essere credibile. Quasi sempre la storia raccontata in televisione si aggancia a dei cardini narrativi che sono molto lontani dal vero, che sono molto vicini a, devono avere determinati canoni, standard, per cui anche quando la fai, poi non è detto che, cioè, se anche io fossi, o comunque nel momento in cui partecipi ad una fiction, non è detto che tu rivedendola debba trovarla bella per forza. Alcuni Certo. prodotti ai quali ho avuto l'onore di partecipare, do tutto il merito. Per esempio, ricordo con molto piacere la fiction che ho girato sul sindacalista Di Vittorio, ero la Sì, mamma di Pepito Di Vittorio. certo. Pugliese, per me era un onore anche raccontare una fetta di storia dimenticata da gran parte del pubblico italiano, da gran parte della storia italiana, che invece è stato Vittorio, Di Vittorio è stato uno dei padri costituzionalisti. Un Certo. analfabeta contadino che insomma è riuscito ad arrivare al Parlamento. E
queste sono storie epiche, storie importanti che è importante raccontare anche quando le si racconta male. Quando poi mi racconti una storia di per sé insignificante e me la racconti anche male, come spesso mi capita di vedere, è chiaro che Chiaro, chiaro. Beh, lei... sono momenti di cultura quelli, cioè la fiction può anche fare della cultura. Come no, assolutamente. Non dimentichiamo che l'Unità d'Italia, più di tutte le belle parole dei nostri governanti, l'ha fatta la televisione. Non dimentichiamo, può sembrare banale, ma è sempre necessario ripeterlo. E in un territorio frazionato, differente per costituzione territoriale, per la televisione è stata quella che nei primi anni 40 e 50, soprattutto nei primi anni 50, ha determinato un'unificazione reale, di fatto, regalando un idioma comune che potesse permettere la cosa più importante, la comunicazione. Questo fattore, secondo me, questo punto di vista non dovrebbe mai perderlo la TV. Senti, in conclusione, dovessi dare un consiglio ai telespettatori, ai teleutenti, che cosa ti sentiresti di dire? Come poter affrontare il meccanismo televisivo da utente? Cosa puoi dire? Accendere forse un po' di più il cervello, spegnere e chiudere alle volte la televisione, come se riuscisse a fare una cosa che poi in effetti viene voglia di fare, spiare dal buco della serratura, guardare le cose che magari non si possono guardare, per cui anche spiare con occhio pornografico i sentimenti delle persone, indagare nel dolore, nelle storie, certo, quanto più truci e cattive sono. Ecco, questo è il consiglio che mi sento di dare, quello di accendere il cervello nel momento in cui ti stanno propinando una cosa del genere e assumere un sano distacco, cercando di capire che tutto quello che cercano di farti vedere alle volte, con quei toni drammatici, è molto spesso finto e devi fare riferimento quando guardi qualcosa più al tuo sentimento che non alla finzione di quello che viene rappresentato. Questo è un senso di... Ecco, grazie Anna, devo dire che quando ti si vede interpretare un ruolo è difficile rimanere distaccati, perché sei un'attrice di grande sensibilità che dà veramente commozione per il suo talento. Ti abbraccio, ciao Anna. Grazie, grazie Paolo, grazie a tutti. Ciao, ciao.